Abbiamo tra noi questa sera ospite graditissimo che ci onora e ci aiuta tantissimo, è Monsignore Menegildo Manicardi. La ringraziamo di aver accolto, di come sta educando i nostri giovani nel Collegio Capranica, e abbiamo chiesto a lui due cose, visto che ci presenta la Dei Verbum. Qual è l'attualità più pregnante, la parola più intensa di questo documento oggi? Sì. Penso che sia il nuovo rapporto che ha insegnato con le Sacre Scritture, proprio per avere un rapporto più profondo con la rivelazione di Dio. La Dei Verbum non è un documento sulla Bibbia, è un documento sul rapporto dell'uomo con Dio, di Dio che vuole chiamare l'uomo alla comunione con sé. Il Vaticano II, riscoprendo con più profondità la rivelazione come dialogo personale tra Dio e l'uomo e tra l'uomo e Dio, è arrivato a cogliere che nel fiume della tradizione c'è anche la Bibbia, questo testo stando in comunione col quale si arriva alla comunione con Dio. Quindi direi che questo è il frutto permanente della Dei Verbum. Dieci piste programmatiche che abbiamo valorizzato per l'anno della fede, il famoso decalogo, quel libretto piccolino che abbiamo commentato. Il primo numero diceva proprio così: sentire vicino l'evento del Concilio Vaticano II, rileggere, studiare, rivivere le intuizioni coraggiose e profetiche di Papa Giovanni, a cominciare dalle parole dettate dal suo cuore nella indimenticabile veglia dell'11 ottobre del 62, che noi abbiamo rivissuto quest'anno dai monti, in quel meraviglioso e molto affollato incontro di cui benedico il Signore. Ma con essa i suoi discorsi del mattino, l'apertura del concilio, le sue intuizioni, spesso controcorrente ma tenaci e lungimiranti, fatte poi scelte pastorali per tutta la Chiesa proprio tramite l'assise conciliare. E al numero 7 ci siamo dati questo impegno: lo studio del concilio attuato a livello di diocesi delle quattro costituzioni conciliari. Stasera comincia proprio la prima, che ci permetterà di penetrare nel cuore dell'evento conciliare. È il tempo della riflessione, della meditazione pubblica comunitaria, per una luce nei nostri occhi e per la sapienza da gettare dentro il nostro cammino di diocesi. Giornalisticamente li abbiamo chiamati i martedì del concilio. D'accordo? Vi piace la parola? I martedì del concilio. Saranno tutti di martedì. Oggi, poi il primo martedì di febbraio, sarà la Sacrosanctum Concilium, poi il tema sulla Lumen Gentium trattato da una donna, da una teologa, e poi la Gaudium et Spes, il cui nome stiamo ancora attendendo una risposta. Però il calendario è sostanzialmente tracciato: dicembre, febbraio, aprile e maggio. E in questa dimensione capite la preziosità di questo incontro, perché il concilio, ci siamo detti, va studiato, ecco questa sera, e vi anticipo la preziosità di questo schema. Io me lo sono studiato poco fa quando me l'hanno consegnato, vi servirà tantissimo per la catechesi. Spero che ce l'abbiate tutti, altrimenti potremmo pubblicizzarlo ancora di più nei giorni successivi. Il concilio va pregato, ed ecco allora questo sussidio, qui lo potete prendere in fondo pure, che ogni mese noi facciamo, molti sono già abbonati, affezionati a questo sussidio. Ogni giorno c'è un pezzetto del concilio che le nostre suore di clausura di Faifoli hanno saputo discernere e prendere in relazione al tema o in relazione al santo. Per esempio San Giovanni Damasceno è stato un grande liturgista, e allora ecco dignità dell'arte sacra. Ieri era la giornata missionaria con la figura di Francesco Saverio, carattere missionario della Chiesa, Numen Gentium. Ogni giorno con questo metodo il concilio diventa pregato, capite? Studiato, pregato, per essere poi
vissuto. Ecco, su questo tema non c'è che da chiedere al Signore di poter... davanti al Concilio raccolgo tanti studi che in questo periodo sono usciti, però mi piace dirvi tre no e un sì, proprio a livello didattico, qualche minuto proprio da lavagna. Il Concilio ci ha regalato un'eredità. Davanti all'eredità noi possiamo fare tre cose negative da non fare e una positiva da compiere. Quella da non fare è di dilapidare in maniera inconsapevole l'eredità. Dire a me che me ne importa. 50 anni fa è un problema di allora. E talvolta i cristiani siamo stati così, non siamo consapevoli della ricchezza avuta. Oppure possiamo dire sì, bellissimo, ma lo congeliamo come la monetina messa sotto terra, che non rendiamo fruttificare, non la sappiamo rendere vera per oggi, perché talvolta il Concilio viene mitizzato, rimane lì, ma non produce nel presente e viene talvolta, non lo rendiamo capace di cambiare il nostro presente, come ha cambiato la storia della Chiesa in 50 anni. Il terzo no è quello che qualche volta avviene nelle famiglie. Davanti all'eredità i fratelli che fanno? Litigano, bisticciano. E anche noi, continuità, discontinuità. Ecco, c'è un sacco di questioni difficilissime, complicatissime, ma alla fine inutili, perché rendono dispersivo il dono del Concilio. Qual è invece, ed ecco la preziosità di questa sera, è quella di far valorizzare e fruttificare questa eredità attraverso lo studio e la preghiera, in modo che veramente il Concilio sia anche oggi profezia come lo è stato ieri. Ma voglio dire anche qualcosa sul mio grande piacere di essere a Campobasso. Prima di essere rettore a Roma del Capranica, di Campobasso conoscevo una figura che adesso è di Campobasso, Monsignor Brigantini, ma quando io arrivai a Roma non era ancora qui, tant'è che io ebbi l'avventura di visitarlo ancora in Calabria per l'apertura di un processo diocesano sulle virtù di una possibile santa, e già allora gli dissi: ma perché non manda qualcuno da Locri al Capranica? Guardi che li prendiamo. Intanto di Campobasso che cosa conoscevo? Ho avuto un amico carissimo che voi conoscete bene, che è Vittorio Fusco, e questo per me è stata una grande sorpresa. E Vittorio Fusco è stato per me una grandissima sorpresa, un grande compagno di viaggio, perché aveva 10 anni più di me. Io non lo conoscevo, mi sono laureato al Biblico nell'80 con una tesi su Marco, e quando sono andato, il primo intervento pubblico che ho fatto nell'82 per l'ABI è sulla morte di Gesù, ti vedo, questo Vittorio Fusco che io non conoscevo, che aveva la relazione parallela, avevamo due relazioni parallele, io su Marco e lui su Luca, e mi ha regalato la sua tesi, la mia sorpresa sul Vangelo di Marco, intimidendomi un po', perché dico, allora doveva fare lui Marco, no? E ho scoperto che c'era, circa negli stessi anni, aveva cominciato molto prima, aveva lavorato a Marco, questo studioso eccellente. Da lì in avanti siamo stati sempre amicissimi, anche scientificamente amicissimi, avevamo delle idee abbastanza simili. Ogni professore tiene poi ai suoi piccoli cavalli di battaglia, vermigli, che non li confonde con quelli degli altri, ma siamo stati davvero amici, ho sempre amato la sua grandissima ecclesialità, precisione e acribia. Arrivando al Capranica ho trovato due alunni che sono arrivati prima di me e sono già stati detti, Don Fabio e Don Massimo. Il Signore mi ha fatto il grande dono, insieme con altri, di accompagnarli verso il sacerdozio. E poi adesso c'è Gilbert, che ci siamo, mi sembra ci vogliamo abbastanza bene. La sua compagnia oggi è stata veramente, io ero veramente molto assonnato, ma siamo riusciti a dirci cose interessanti sull'Africa, sul collegio, su varie cose. La Costituzione dogmatica dei Verbum non è la prima che esce dal Concilio Vaticano II, bensì una delle ultime. Di questo documento molto breve molti pensano, è facile immaginare che lo penso anch'io, che sia il documento in assoluto più importante del Concilio Ecumenico Vaticano II. È stato detto che è partito per primo
ed è arrivato per ultimo. È il primo che è andato in discussione, ma gli schemi preparatori mostrarono che non erano all'altezza di quello che la Chiesa nel mondo intero stava credendo. Un concilio, un sinodo, non va alla ricerca di novità, ma dice: oggi, guidata dallo Spirito Santo, la Santa Chiesa che cosa crede? Vengono fatti i concili e anche i sinodi proprio per porre questo quesito. I documenti preparati in alcuni ambienti romani non erano all'altezza. Fu facile vedere che il tipo di teologia che c'era lì si chiamava De Fontibus Revelationis, questo documento, e già questo titolo, non voglio entrare nei dettagli, mostra che non c'era stata una sufficiente approfondimento in certi ambienti. Quindi la cosa cominciò a essere pensata, uscì subito la Sacrosanctum Concilium sulla riforma liturgica, ma la riflessione sulla divina rivelazione venne procrastinata. I dibattiti finirono nel novembre del 65. Il 18 novembre fu votata e approvata dal Santo Padre. L'8 dicembre, pochissimi giorni dopo, il concilio chiudeva. Un documento estremamente importante che si legge in pochi 10 minuti, diciamo così. 26 paragrafetti. Paragrafetti con poche parole, ma con parole molto pesanti, molto molto interessanti. Noi cercheremo proprio di andare dentro a questo documento. E il Vescovo, gentilmente, l'Arcivescovo ha già detto che ci sono questi fogli. Io ho cercato di mettere alcuni materiali che vi possono servire. Sono anche pesanti di conseguenza. Non sono bei pensieri al volo, ma vi ho cercato di mettervi le frasi principali dei Verbum, e poi ho aggiunto anche delle titolature, appena, perché non si poteva fare di più, della Verbum Domini. L'arcivescovo ha già notato che si fa confusione tra Dei Verbum e Verbum Domini, è stato fatto apposta perché l'esortazione apostolica post-sinodale del Papa e del Sinodo insieme venisse fin dall'inizio collegata strettissimamente. Lo scopo è questo. Alcuni, tra cui io, dicevano che era inopportuno fare un titolo così simile, quindi abbiamo preso ragione anche da questo, ma è così. È una piccola angoscia, perché anche gli studiosi spesso invertono i nomi mentre parlano e mentre scrivono. Ma non voglio perdere altro tempo, andiamo subito dentro a questo splendido documento. E come qualifica teologica è dei più alti, perché il concilio ha prodotto un 14 documenti di diverso livello. Il livello più alto sono le costituzioni, che sono 4. A togliere ogni equivoco, 2 di queste costituzioni si chiamano dogmatiche. Sono quella sulla divina rivelazione e quella sulla Chiesa. Quindi siamo proprio nel punto di massima autorevolezza. Toccando quello che diceva Sua Eccellenza Monsignor Bergantini, direi che l'importanza del Concilio diventa sempre più chiara. Anche l'insegnamento di Benedetto XVI fa sempre più peso. Vi ricordo le parole un po' severe di Giovanni Paolo II, quando nella Novo Millennio Ineunte, chiudendo l'anno giubilare, nell'Epifania del 2001, già 11 anni fa, sembra impossibile, più di 11 anni fa, diceva: avevo chiesto che si leggessero le grandi costituzioni conciliari. È stato fatto, e credo che questo tono sia un'ermeneutica, credo che sia proprio, non mi ricordo a memoria il paragrafo, mi perdonate, verso la fine della Novo Millennio Ineunte. E il sinodo sulla nuova evangelizzazione che cosa ha detto? Guidato dal Papa, che al centro della nuova evangelizzazione ci stanno, qui lo dico a elogio del Vescovo di questa Chiesa, i documenti del Vaticano II. Il Vaticano II è il grande strumento per la nuova evangelizzazione. Il Vaticano II, inteso nei suoi documenti, perché appunto si fanno tante discussioni, allora ben ha spiegato il Papa proprio nella omelia l'11 di ottobre, nel cinquantenario dell'inaugurazione del Concilio, e mentre il Sinodo prendeva le prime mosse,
ha spiegato bene che lo spirito del Concilio sta dentro i documenti. E quello che fate in questa attività credo che sia un'attività proprio sacrosanta, perché vi mette al centro anche della nuova evangelizzazione. Non è il tema di questa sera, quindi non ne parleremo, ma basti questo, è lo strumento più grande che il Sinodo ha individuato sotto la guida del Santo Padre per la nuova evangelizzazione, sono gli stessi documenti del Concilio che vanno portati avanti, nella continuità, senza strappi vuol dire, ma attenzione che il Papa di per sé non dice neanche nella continuità, ma dice nella riforma in continuità. Dunque c'è una figura nuova che deve emergere, non deve essere lacerata da quello che c'era prima, ma questo è un altro discorso. Il discorso di Benedetto XVI non è deve essere la cosa di prima, deve essere una riforma. Secondo voi il Papa gli va bene la Chiesa com'è o la vorrebbe un po' più santa? Credo che la risposta sia più semplice. Allora attenzione, certamente la vorrebbe in avanti e senza strappi, perché gli strappi dentro un popolo sono lacerazioni insopportabili, portano la disunione, toglie la forza, solo l'unione fa la forza. Andiamo allora dentro al testo e propongo proprio di iniziare con il prologo e l'epilogo dei Verbum. Le parole iniziali di questo testo, Dei Verbum, sono in italiano così: in religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia, il Sacrosanto Concilio aderisce alle parole di San Giovanni, eccetera. Guardate che queste parole, è stato scritto da un grande teologo, sono la più bella descrizione della Chiesa. Io credo che si possa dare ragione a questo grande teologo. In religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia. È questa la Chiesa di cui abbiamo bisogno. Una Chiesa che ascolta religiosamente, con pienezza di atteggiamento umano, la parola di Dio, il manifestarsi di Dio. È una Chiesa che ascolta così profondamente e così religiosamente che proclama con fiducia, perché questa parola è più grande dell'uomo, non è semplicemente un programmino che noi ci mettiamo in tasca, è una grandiosa visione di Dio che ci viene incontro, di noi che siamo chiamati alla divinizzazione, e quindi solo con profonda fiducia possiamo proclamarla. E lo dico adesso in latino così è più chiaro, hanno messo davanti Dei Verbum, la parola di Dio, per ottenere questo effetto, è un latino semplice: Dei Verbum, religiose audiens et fidenter proclamans, sacrosanta sinodus, qui sinodus vuol dire concilio. Il sacrosanto sinodo che cosa fa? Vuole aderire alle parole di San Giovanni, il quale dice nella prima lettera di San Giovanni: annunciamo a voi la vita eterna che era presso il Padre e si manifestò in noi. Vi annunziamo ciò che abbiamo veduto e udito, affinché anche voi abbiate comunione con noi e la nostra comunione sia col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Allora la parola di Dio cos'è? Semplicemente una parola? Semplicemente un'idea? No, quando il Concilio vede la Chiesa come ascoltante la parola di Dio, proclamante la parola di Dio, pensa non a delle parole, non a delle idee, ma a una comunione, un'intima unione che c'è tra Dio e l'uomo. Annunziamo a voi la vita eterna. La parola di Dio è la vita eterna che era presso il Padre e si è manifestata in noi. Vi annunziamo ciò che abbiamo veduto e udito, affinché anche voi abbiate comunione con noi. Dunque questo processo messo in evidenza, descritto dalla parola di Dio, Dei Verbum, è un meccanismo comunionale. Questo ci deve essere molto chiaro.
e se volete potrei dire, secondo il gusto di qualcuno, un avvenimento, ma anche questo è un po' limitativo, perché quella grande cosa che viene annunziata è una comunione offerta da Dio con Lui, perché noi siamo in profonda comunione tra di noi. Dunque è in questo punto che si deve entrare. Ed è questa la parola di Dio che la Chiesa deve annunciare anche oggi. Questo progetto, anche se molto è stato attuato, non ha perso freschezza. E qui proprio abbiamo la possibilità di andare a capire bene che cos'è questa parola di Dio. Questa parola di Dio è il rivelarsi di Dio che rivela se stesso. Ancora qualche parola devo spendere sull'ultima frase, che è un po' tecnica di questa introduzione. Dice così: perciò, seguendo le orme dei concili Tridentino e Vaticano I, il Vaticano II intende proporre la genuina dottrina sulla divina rivelazione e la sua trasmissione affinché per l'annuncio della salvezza il mondo intero ascoltando creda, credendo speri, sperando ami. Leggo queste parole perché ci sono due fraintendimenti da superare. Il primo è che la Dei Verbum sia una costituzione dogmatica sulla Bibbia. Molti, troppo in fretta, e finiscono per fare qualche danno, identificano la parola di Dio con la Bibbia. Allora, Dei Verbum è un documento sulla Bibbia. Ma io vi ho già detto il titolo. Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione, non sulla Bibbia. Ci sarà molta Bibbia, dopo ci chiederemo perché c'è molta Bibbia, ma non si può partire dalla Bibbia, se no succede un cortocircuito. Il concilio voleva proseguire la dottrina. Qui il tema, come vedete, è della continuità. Il Vaticano II non dice: poiché è molto debole la dottrina dei concili precedenti, adesso ci stacchiamo un po' e diciamo... No, l'intuizione, l'autocomprensione del concilio è diverso. Perciò, seguendo le orme dei concili Tridentino 1500 e Vaticano I, interrotto dall'arrivo dei bersaglieri a Porta Pia, era stato chiuso il Vaticano I la sessione a fine giugno, un caldo bestiale, i padri andarono via, ma il 20 settembre arrivarono i bersaglieri, quindi non si poté più riprendere questo concilio, venne chiuso così dalle casualità della storia. Il Vaticano II intende proporre la genuina dottrina. Vedete che dice non la nuova dottrina, la dottrina più sorgiva, più vera sulla divina rivelazione, Dio si è rivelato nella storia e quindi sulla sua trasmissione. Perché se Dio si è rivelato nella storia degli uomini, sta in un certo anno. Nessuno di noi ha incontrato Gesù di Nazaret. Dio si è rivelato in Gesù di Nazaret 2000 anni fa. La questione allora di come quella rivelazione viene trasmessa nel XXI secolo è molto importante. Non basterebbe la questione, la divina rivelazione come era allora, come arriva a noi. Ecco, di questo si interessa il Vaticano II. Anche se avete ancora pazienza, possiamo guardare la conclusione. Il numero 26, poche pagine dopo, quando la Costituzione termina, il Concilio si spiega bene. Dopo aver detto tutto quello che ha detto, su quale ci soffermeremo, dice: in tal modo dunque, con la lettura e lo studio dei libri sacri, notate una endiadi, si dice in italiano raffinato, in tal modo, con una cosa sola fatta di due parti, la lettura e lo studio, vedete che c'è la consapevolezza che attorno ai sacri testi c'è qualche difficoltà, in tal modo dunque con la lettura e lo studio dei libri sacri, la parola di Dio compia la sua corsa e sia glorificata. Vedete che la parola di Dio non è semplicemente un concetto, deve correre ed essere glorificato. Che cos'è questa parola di Dio? È il rivelarsi di Dio. Il rivelarsi di Dio deve percorrere la storia, deve essere glorificato Dio nel suo rivelarsi.
attraverso la lettura e lo studio dei libri sacri, la parola di Dio, questa grande comunicazione, compia la sua corsa e sia glorificata. E il tesoro della rivelazione, affidato alla Chiesa, riempia sempre più il cuore degli uomini. Non la testa, semplicemente, non la cultura, il tesoro della rivelazione, che è storica, quindi sta in certi periodi e deve raggiungere gli altri punti, è affidato alla Chiesa, cioè a tutti noi, i vescovi con la loro responsabilità, ma a tutti noi, perché il tesoro della rivelazione riempia il cuore degli uomini. Carissimi amici, nel dirvi grazie per la vostra attenzione, posso ora chiudere questa puntata, poiché sono impegnato fuori diocesi per un impegno particolare, per il quale vi chiedo sempre di accompagnarmi con la vostra preghiera. Desidero che nel cuore vostro rimanga la bellezza dell'incontro di questa sera, perché se il Concilio tramite i suoi documenti parla al cuore e forma, anche la nostra fede sarà più solida, più fondata, più attualizzata, più capace di resistere alle prove, alle crisi. Stasera il Concilio nella Dei Verbum ci ha dato una perla preziosissima con quella indicazione fatta di due grandi riferimenti che con grande bellezza il relatore Monsignor Manicardi ha potuto spiegare e ha saputo spiegare. Primo, Dio parla agli uomini come ad amici. Secondo, Dio parla in eventi e fatti e parole, eventi e parole intimamente connessi. Primo, dicevo, il primo punto è proprio questo: Dio parla come ad amici, cioè parla con tono amabile, paterno, capace di entrare nel nostro cuore. Lui si adegua al nostro stile, lui si fa piccolo con i piccoli, semplice, non usa parolone, penetra nel cuore, intus legge dentro i cuori. Ed è bello vedere questo Dio che si avvicina ad Abramo, a Mosè, ai saggi, ai profeti. È Cristo che parla con l'occhio e il cuore della gente, della sua gente, con le parabole, in modo umile, semplice, ma perennemente bello e valido, come quella mamma che mette nella pasta 3 staie di farina, le ha impastate ed ecco che diventa capace con il lievito di fermentare. Ecco, questa è la parola di Dio, fa fermentare la storia. E infatti, come dicevo, Dio parla in eventi e parole intimamente connessi. Gli eventi sono il giornale, le cose di tutti i giorni, le parole sono la parola di Dio. Cosa vi auguro? Che possiate sempre far riferimento alla Bibbia, perché la Bibbia, la parola viva, spiega gli eventi come la nascita. E in questi giorni lo sguardo al presepe è sintesi tra evento e parola intimamente connesso. Mai separare la parola dai fatti e mai i fatti dalla parola. La parola senza i fatti è disincarnata, i fatti senza la parola è illusione, è arrampicarsi, è non avere chiarezza, è spaccare la bellezza e l'intimità della relazione e anche della rivelazione. Chiudo con un pensiero di fine anno. Io sarò, come noto ormai ogni anno, per la festa della pace,
Quest'anno la Chiesa italiana ha scelto Lecce, cioè la Puglia, a memoria dei 20 anni della morte di Don Tonino Bello. Tonino Bello infatti è nato in provincia di Lecce ed ecco perché lì noi vivremo quel grande monito che il Papa ci ha lasciato sulla via sia del Vangelo. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Una sera di gennaio, un giovedì, se a Dio piacendo, io vi spiegherò in maniera articolata, punto per punto, questo bel messaggio che il Papa ci ha lanciato. Intanto siate anche voi operatori di pace nel quotidiano, sottolineando il positivo, dando valore alla tua famiglia, dove dialoghi, dove cresci nella stima, imparando a dare bellezza al tuo lavoro, a dare un'impostazione equa alla tua finanza, dando vigore di perdono nei momenti difficili, segnando il tuo passo con il passo dei piccoli e degli umili della storia, come ci ha insegnato il Natale. Vi auguro anche un'ultima cosa per la fine dell'anno. Non vivete nei bagordi, non serve a nulla, ma vivete nel ringraziamento. Prendete in mano l'agenda, ripassate il diario, provate a rivedere qual è stato l'evento più bello di quest'anno. Quanti ne abbiamo vissuti, quanti ne abbiamo percorsi con voi giovedì per giovedì, e vi ringraziamo come benediciamo il Signore. Ogni giovedì, ogni evento è stato da noi raccontato. Anche tu fa lo stesso, racconta a te stesso in preghiera, in ringraziamento, quello che hai vissuto lungo questi mesi. Ripassa, scegliene uno e ringrazia Dio, perché in quegli eventi Dio ha parlato, in eventi e parole intimamente connessi. Capite bene che il Te Deum allora non è un puro gesto tradizionale, ma è un modo di riprendere in mano la bellezza e il fascino dell'anno che Dio ci ha donato, rileggerlo ai suoi occhi, dare rinnovato vigore, riprendere forza. Soprattutto auguro a me, a voi e al mondo intero che la parola crisi non ci faccia più paura schiacciandoci, ma sia come una potatura dell'albero, non la stroncatura. La potatura di rami forse che non fruttificavano più, rami che non erano più capaci di dare vigore all'albero. La crisi ci pota, ma non ci stronca. Viviamola perciò con gli occhi del cuore, gli occhi di Dio, gli occhi della speranza. Grazie dell'anno compiuto, grazie di chi ci ha collaborato, grazie a Giulio e all'Ufficio Comunicazioni Sociali insieme a Patrizia e a Don Adriano. Grazie a tutti voi che ci avete cortesemente accompagnati, grazie all'emittente che ci ospita. Un Te Deum per quello che Dio ci ha donato, per le cose belle camminate insieme. Siamo diventati ormai familiari giovedì per giovedì. Vi auguro un anno nuovo fatto di grande speranza. La crisi c'è, non dobbiamo negarla, ma non facciamoci schiacciare da essa, affrontiamola nella logica del contadino che pota ma non stronca. Grazie, buon anno nuovo 2013.